Eccoci ragazzi, in onda per voi dagli schermi di Playlover con Angelica, che è qui per voi quest'oggi. Allora, il tema è un po' contraddittorio per certi aspetti. Bello, ma povero, o ricco e brutto? Allora, secondo me questa è una risposta che ovviamente dipende da ogni tipo di ragazza. Per quanto riguarda me come persona e le mie esperienze, è sempre stata più una situazione di bello ma povero, ma sempre per il fatto che io non sono mai stata a guardare il lato contorno, ma neanche per forza solo l'aspetto fisico, quindi l'apparenza, però sono sempre stata inconsciamente più attirata da ragazzi magari poveri o comunque Ambienti. non abbienti, ma che comunque hanno magari un grande carisma e sono comunque belli esteticamente in un certo senso, e quindi preferisco magari trovarmi in una situazione anche non per forza in un hotel di lusso con un ragazzo brutto, ma comunque che mi può offrire milioni di cose materiali, ma piuttosto con un ragazzo bello ma povero, ma non perché superficiale solo bello, ma perché vuol dire che mi ha preso anche in altri tipi di approccio, come può essere mentale, caratteriale, magari fare cose anche più minime, ma comunque con lui che mi prende soprattutto magari fisicamente, cioè sono più fisica che materiale, ecco. Ok, quindi tu praticamente quando conosci un ragazzo, guardi molto aspetto fisico? Dipende, cioè io in realtà guardo più che il fisico in sé, il modo di fare, cioè nel senso il modo di rapportarsi con le altre persone, il modo di saperci fare, in poche parole. E poi molto spesso capita che quelli belli esteticamente ci sappiano anche fare, quello probabilmente è stata una cosa che mi ha indotto a avere relazioni più con persone belle ma povere che ricche ma brutte. Ok, molto interessante. Allora, un'altra domanda è questa. Ci sono mai stati uomini, ragazzi, che hanno provato ad attirare la tua attenzione con cose materiali nel corso della tua esperienza pregressa? Sì. Cioè, cose materiali come può essere ti offro un viaggio, cose così, sì, è capitato, oppure fare un giro su una macchina magari lussuosa o cose di questo genere, Te le hanno sì. Sì, proposte? proposte sì, poi non le ho Ma mai subito, cioè accettate. in chat, dal vivo, come In chat e dal vivo, su Instagram? sì. Ok. E tu l'hai rigettato subito, quindi hai Cosa? rigettato. Sì, poi abbastanza. A parte che io per come sono, soprattutto se una cosa avviene online, è molto difficile che io risponda, ma per una questione che preferisco molto di più gli incontri, prima dal vivo, poi casomai online. Però nel momento in cui addirittura vedo un approccio del genere, mi cade proprio subito la persona. Ecco, vedete ragazzi, voi che continuate a scrivere, no, ma perché io non posso uscire con una ragazza, perché purtroppo io prendo solo 1200 euro al mese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio, è innegabile, io dico sempre che è ovvio che se hai un budget di 1200-1500 puoi fare meno cose, ma non sono Poi questi. certo, dipende dal tipo di ragazza, ci sono magari ragazze che invece sono molto attirate dalle cose materiali e quindi logicamente una persona che è povera, tra Sì, virgolette, non lo guardano ma nemmeno, anche se è bella, metti. io dico, cioè, i soldi non è che ti danno accesso alle ragazze, ma No. ti danno accesso alle esperienze, ok? Cioè, nel senso, puoi andare magari al ristorante una volta in più, 2 volte in più, 10 volte in più, puoi andare su ristoranti di fascia alta e magari se hai un compenso mensile più basso, è ovvio che ti devi adattare sotto questi punti di vista, ma non sono i soldi che ti aprono la porta alle ragazze, bensì alle esperienze. Questo è Esatto. importante. E, ok, e invece quelli belli dal vivo vengono da te quando esci? Sì, cioè mi è capitato di avere degli approcci da persone belle esteticamente, con cui ho avuto anche storie comunque nel corso della mia vita. Belli che non ballavano? Di molto tempo fa, sì, c'è cioè una persona, questa però che avevo conosciuto sui social, che è molto bella esteticamente, che sui social mi aveva dato un'impressione
molto diversa da quella che poi mi ha dato nella realtà, cioè nel senso che in realtà rappresentava il mio tipo, nel senso che comunque esteticamente mi piaceva, però appunto non ballava, cioè nel senso che poi non mi trovavo, non eravamo sulla stessa linea d'onda e quindi poi è finita lì. Picche. Mi dispiace per te, amico, ti è andata male. Ok, per questa puntata con Jake abbiamo finito. Esprimete il vostro giudizio sotto quei commenti.